Allora, buonasera, eccoci al solito riepilogo dell'incontro che abbiamo fatto mercoledì scorso per quelli che non hanno partecipato o quelli che vogliono anche un po' ripassare. E dirò anche qualche cosa probabilmente di nuovo, di diverso, quindi può essere interessante per tutti. Allora, Minecraft siamo entrati nella versione standard. Quindi sia questa che anche quella Shiginima entrano nello stesso punto. La versione 1.10.2 è l'ultima che c'è disponibile in questo momento ed è uguale nelle due versioni, ma è diversa rispetto alla versione educational. Come ho detto, secondo me è meglio questa versione perché è più divertente e comunque più varia, anche se hanno fatto anche delle cose interessanti nella versione educational. Comunque, torniamo qua. Quando avete scaricato questo gioco, tenete conto che quando giocate in modalità singola, state lavorando sul vostro computer. Quindi, in teoria, potreste anche spegnere internet. Non l'ho provato, quindi non è magari qualcosina ancora chiede a internet, ma di per sé voi state lavorando completamente autonomi. Ok, allora, se non lo vedete in italiano, innanzitutto andate in opzioni e c'è la lingua e potete selezionare la lingua che vi interessa. Escape, tornate indietro. È abbastanza semplice, comunque. Vabbè, c'è la musica che se non vi piace potete ridurre. Vedete che io ho ridotto perché la musica di Minecraft è tipicamente abbastanza impegnativa. Questi sottotitoli non so cosa siano, mettiamoli magari, vediamo cosa fanno. Ok? Fatto. Fatto. Ok, allora giocatore singolo, quindi vedremo adesso come destreggiarci in due tipi di mondi, cioè il mondo di sopravvivenza e il mondo di creatività. Vedremo anche che è possibile contemporaneamente giocare in un mondo che sia sia di sopravvivenza che di creatività, ok? E questa è una cosa molto interessante che non abbiamo visto a lezione. Quindi, giocatore singolo, vedete che ci sono dei mondi. La prima cosa in assoluto è quella di crearsi un vostro mondo. Quindi, crea nuovo mondo, ok? Quindi, adesso vedremo subito che ci sono le varie opzioni. Quindi, il mondo, questo qui facciamo il mondo della registrazione, ok? Modalità sopravvivenza. Potrebbe andare, se no avete la modalità estrema che ve la sconsiglio perché se morite morite e perdete il mondo. Modalità creativa è l'altra che abbiamo detto e quindi proviamo a entrare nella modalità di sopravvivenza. Adesso però la faremo in modo tale che sia un pochino più semplice, insomma, rispetto a come l'abbiamo vista, cioè cerchiamo di evitare anche un pochino i mostri, ok? Allora, se generatore di mondi, lasciamolo lì per il momento. Tipo di mondo normale, oppure piatto. Piatto è proprio piatto, non c'è praticamente niente, quindi è un po' noioso, però può servire molto per i mondi creativi. Biomi vasti sono dei mondi per chi soffre di claustrofobia e quindi cioè, sono alberi più grossi, insomma pianure più grandi, eccetera. O addirittura amplificato, invece questi sono dei mondi che piacciono tanto ai bambini perché ci sono alberi enormi o altissimi, eccetera. Noi o andiamo nel normale o andiamo nel biomi vasti. Va bene? Comandi, ecco, suggerisco sì perché questo permette di fare dei trucchi. Ecco, questi trucchi in particolare non li abbiamo visti a lezione e adesso magari li vediamo. Villaggi segreti, questa parte qua sì, perché vuol dire che lui costruisce delle cose interessanti. Paure bonus, sì, mi piace. Ok? Quindi cosa facciamo? Facciamo fatto. Paure bonus lo vediamo tra poco cosa significa. E poi facciamo direttamente la creazione del nuovo mondo. Ok? Allora, sul mio computer ci impiega abbastanza poco, sul vostro potrebbe essere
abbastanza più impegnativa. Comunque, cielo, prima cosa che si vede è il cielo, se no, ecco, abbiamo il nostro mondo. Vedete che la prima cosa che notate è che ci sono degli alberi e che c'è il nostro baule di sopravvivenza. Ora, ecco, qui ci sono sottotitoli per probabilmente l'abbiamo abilitato prima e ci dice che c'è un pipistrello che vola. Cosa importantissima in sopravvivenza è prendetevi questi oggetti che vengono dati, quindi la torcia, la prendiamo, vedete che è finita nell'inventario, prendiamo le tre torce che non fanno mai male e poi apriamo questa scatola perché nella scatola ci vengono regalate delle cose, quindi oltre alle nostre tre torce abbiamo del materiale da costruzione. Quindi facciamo clic e poi lasciamo, quindi ci portiamo tutte le cose che ci vengono regalate in questo baule. C'è del pane da mangiare, c'è del legno e ci sono delle mele. Notate come gli oggetti si possono accatastare. Questa è una cosa. Ecco, vedete che facendo così accatasto gli oggetti e me li porto. E soprattutto abbiamo l'ascia e questo piccone che può servire per fare delle cose, anche se adesso non lo vedremo tanto. Il nostro baule qua, cosa facciamo? Lo possiamo anche, lo clicchiamo, tasto sinistro, quindi sarebbe distruggerlo, però in realtà facendo così, passandoci sopra, lo prendiamo in mano praticamente, quindi nel nostro inventory. L'inventory si attiva con E e dentro abbiamo il nostro oggetto. Ok? Allora, cosa abbiamo visto qui? È che basta un niente che qui arriva subito la notte, no? Allora, la notte, quindi per difendersi dalla notte, la cosa fondamentale è avere comunque un pochino di. Quindi, visto che abbiamo il piccone, potremmo usarlo, ma andiamo in maniera hard, cioè ci procacciamo il legno. Vedete, è la primissima cosa che si fa in Minecraft è di prendersi un tot di legno. Ok, quello lì ce la facciamo, no? Prendiamoci anche questo blocchetto, poi il legno serve sempre, quindi prendiamocene ancora un po'. E prendiamo, insomma, questo legno, ok? Questo l'ho fatto vedere anche negli altri video, eccetera. Comunque adesso l'importante qui non faccio vedere tutto, ma soprattutto la cosa fondamentale, muovendo la rotellina, vedete che vado sul legno di abete. Andando in E andiamo nella mia, insomma, inventario e tutto. Abbiamo il nostro legno che ci siamo presi, lo prendiamo e con questo cominciamo a prenderci le assi. E di assi ne prendiamo tante perché vogliamo costruire qualcosa, ok? Quindi prendiamo tutti gli assi che possiamo ottenere. Notate che ogni pezzo di legno genera 4 assi. Quindi così sto convertendo tutto in assi. Perché con questi assi il mio obiettivo è quello di costruirmi un rifugio per difendermi da quelli che arriveranno adesso, perché non appena viene notte qui arrivano i mostri. Ok, quindi cerchiamoci una zona un po' in piano. Andiamo qua e poi cominciamo a farci un rifugio. Allora, ci sono molti modi per farsi rifugi. Questo è uno dei più semplici, cioè praticamente ci costruiamo, ecco, dunque qui col tab, ecco, quindi chiudiamo qua questo rifugio e poi ci facciamo ancora almeno un, ecco così.
E ci siamo chiusi. Qui conviene magari avere solo un'apertura per poter uscire e se per caso arrivano dei mostri, eventualmente poi possiamo chiuderla. Abbiamo ancora 5 blocchi, quindi questo è quanto. Qui è giusto perché poi la notte è meglio vederci, quindi ci mettiamo già una, vedete, col tasto destro, e avendo selezionato in basso la torcia, ci mettiamo la nostra almeno due torce e così poi andiamo poi a difenderci se necessario dai mostri, ok? Allora adesso nel video non so se faremo abbastanza in tempo a vedere i mostri, perché non voglio farlo troppo lungo, ma voglio farvi vedere. Ecco, tra l'altro, il mercoledì scorso il primo esercizio era proprio questo, di costruirsi un rifugio. E quindi questa è la prima attività. Il secondo esercizio lo vedremo adesso, invece di costruirsi qualcosa di un po' più buono, no? Quindi però per farlo bisognava andare in modalità creativa. Ora, in realtà, anche quando siete in questa modalità, cioè in modalità survival, i mostri sì sono pericolosi, ma è possibile, premendo Esc, andare nelle opzioni e mettere una difficoltà pacifica. Ecco, se voi mettete difficoltà pacifica, i mostri, anche quando compaiono, non danno fastidio, cioè non attaccano in pratica, no? Quindi, aspettate che tolgo un po' di... E quindi, a questo punto, voi potete fare tutte le attività che si possono fare in un mondo survival. Una cosa che notate è che non si può volare mentre si è, ecco, per volare come si farebbe normalmente, si fa doppio spazio e si entra in volo. Quindi non siamo nella modalità tale creativa che ci permette di volare. E anche quando andiamo nell'inventario abbiamo poche cose, anzi noi siamo stati fortunati che abbiamo chiesto di avere il baule con alcune cose dentro. Ma in generale ci sono delle cose della modalità creativa, come la possibilità di volare, che sono interessanti. Allora, o si crea un mondo creativo o si crea un mondo survival. Vedremo che invece, avendo abilitato i comandi, vediamo un po' se funziona, si basta fare la barra, la barra che sta in basso a destra sulla mia tastiera, dove c'è il punto, virgola, punto. Ah no, scusate, la barra vostra sta sul 7, io ce l'ho americana. Quindi sta con Shift 7, facendo Shift 7 si abilita la barra e la barra praticamente cosa fa? Fa comparire questa cosa in basso a sinistra. E qui potete fare un game mode. Ecco, game mode permette di selezionare se si vuole lavorare in modalità creativa o in modalità survival, quindi se io gli metto 2 è modalità avventura. Se gli metto game, posso anche fare tab per completarlo, 1, vedete che è modalità creativa, quindi adesso io l'ho cambiata in modalità creativa. Questo è notevole perché quando sono in modalità creativa cambia tutto. E vediamo anche cosa cambia. Cambia che io posso distruggere il legno semplicemente cliccando anche senza piccone, vediamo, vedete, posso distruggerlo, quindi posso piazzare insomma tutte le cose che voglio. Ma poi la cosa più importante è che nella modalità creativa abbiamo tutti i pezzi possibili di Minecraft a disposizione, premuto E per ottenere questo, quindi è il mio inventario, mi fa vedere tutto ciò che è concepibile. E poi in più c'è anche la ricerca, quindi posso ricercare, ad esempio se voglio avere del ferro, che è una cosa che non è facile da trovare, allora vado qua, prendo il ferro, me lo metto praticamente a portata di mano e posso poi lavorare. Poi se voglio avere anche delle armi, ad esempio, se ho paura dei mostri, posso comunque dotarmi di una spada. Non so, non mi ricordo più qual è quella, quel diamante credo che sia. Ok, spada di diamante e permette di difendersi adeguatamente.
E ci sono, insomma, tantissime cose. Una cosa che mi ha divertito molto, ad esempio, è il faro. Adesso vi spiego cos'è. Ecco, il faro è un qualche cosa che posso mettere sul terreno appoggiandolo a una piramide di ferro, ad esempio. Quindi cosa faccio? Prendo il ferro e costruisco una piramide. Quindi piramide, almeno la base deve averci, e poi posso prendermi il faro, vedete che mi ho mosso sul faro, e poi glielo metto sopra. No, state. Ecco, vedete che una volta che il faro è messo su una piramidina di questo tipo, diventa praticamente un faro, appunto, che si vede da molto molto lontano. Questo qui è molto utile perché, se ad esempio io voglio ricordarmi dove ho fatto il mio rifugio, che è quello, no? Posso farlo, insomma, e non mi perdo. Se comincio a volare, infatti vedrete adesso che se io volo, essendo in modalità creativa, faccio barra barra, vedete che posso volare, alberi permettendo. E vedete che tra l'altro è già notte, e però ecco, appena si vola un po', appena si vola un po', poi si perde di vista dove ero in origine. Però attenzione, vedete che c'è questo faro, e quindi essendoci il faro io posso tornare facilmente a casa mia. Quindi anche l'idea di fare il faro, ecco, poi per scendere, barra barra e poi barra, continua a salire, no? E poi lì si naviga con W, ASD, soliti comandi che vi ho fatto vedere anche nei video precedenti. Tornando sotto, ecco, quindi adesso qui ci sono dei passi. Ok, comunque qui abbiamo la nostra. Ecco, adesso che è notte, magari possiamo anche tornare in modalità survival. Quindi cosa facciamo? Facciamo game, mode. Non so se accetta S. Sì, S l'accetta. Perfetto. Allora adesso, essendo in modalità sopravvivenza, cosa succede? Che non possiamo più volare. Però, cosa succede? Che probabilmente cominciano a esserci dei mostri che girano. Vediamo un po', tra un po' arriveranno. Comunque adesso, visto che prima nella modalità creativa mi ero preso la spada, quindi se per caso arriva un mostro, adesso posso anche essere coraggioso perché vado anche al buio. Vediamo un po', da qualche parte dovrebbero esserci i mostri. Vabbè, non li vedo, meglio per questo tutorial. Comunque, se trovate dei mostri. No, quella è una pecora. Ah, perché l'ho messa forse in modalità pacifica. Sì. Allora, per vedere i mostri dobbiamo andare opzioni e la modalità normale, difficile. Boh. Facciamo difficile, proviamo a vedere, così dovrebbero uscire più mostri. Così magari vi faccio vedere anche. Ecco, l'ho messa difficile. Quindi, essendo difficile, cerchiamo magari gorgoglio della lava, perché c'è una lava vicino. Adesso tra un po' dovrebbero apparire i mostrini. Eccoli i mostrini, ecco, però io c'ho. Vedi che sono morto. Allora, quando. Ah, è un creeper questo. I creeper sono praticamente non sono gestibili. Però notate che quando mi. Se faccio rinasci, in realtà ho perso la spada famosa e quindi adesso sono alla mercé e sono tornato praticamente nel punto. Ecco. Proviamo a vedere se è il mio rifugio adesso. Purtroppo. Ecco, qui sento dei passi. E vabbè. Comunque, gli esercizi erano fondamentalmente questi. È un ragno, quindi c'è un ragno vicino.
Io adesso no, ho tolto il suono per esigenze di cosa, però di solito si sentono dei rumoracci. Uno zombie geme, ecco, quindi ci sono tutti i mostri vicino. Ah, proprio non c'è niente, ho perso tutto. In realtà non è che ho perso tutto, se riesco a tornare nel punto in cui mi hanno ucciso per circa 15 minuti potrei riprendermi le cose. Quindi possiamo fare anche così, ripeto, facciamo game, mode, C, quindi andiamo in modalità creativa. E beh, dovremo solo trovare dove ci hanno ucciso e mi sa che non sarà un'impresa facile. Comunque lì c'è il mostro. C'è uno zombie che gira. Ah, forse qua. Comunque qui ci sono delle cose. Ah, sì, è lì dove mi ha ucciso. Quindi però per prendere le cose dovrei. Quindi qui dovrebbe esserci la spada in teoria. Ops, troppo tardi forse. Ah no, la spada l'ho presa. Ecco la spada. Allora, adesso che ho la spada in mano, posso andare, posso, sono più tranquillo. Quindi avete visto anche come ho fatto recuperare gli oggetti. E qui c'è un mostriciattolo anche qua, vedete questo qui cos'è? Un ragno sarà. Allora il ragno, però adesso, lui simila, ecco però io c'ho, vedete che c'ho la spada e quindi non è difficile, insomma. Ok, allora solo una cosa volevo dirvi ancora. In realtà mercoledì abbiamo fatto anche la costruzione di una casa, che poi alla fine è una cosa tipo questa, però un pochino meglio, nel senso che abbiamo messo. Dunque, vediamo un po'. Andiamo in modalità. Eravamo in modalità creativa, perfetto. Allora, possiamo anche fare qui cancellare il. Ok, cancelliamo qui e possiamo metterci una finestra, ad esempio, che l'abbiamo visto. Quindi andiamo qui, facciamo vetro. Quindi ci sono il vetro questo. Ce la portiamo qua. E possiamo. No, dove l'ho messo? Vetro. Ok. Allora, il vetro che c'ho qua lo posso mettere qua e anche qua per dire. E qua, ad esempio, posso metterci una porta. Ecco, la porta abbiamo detto, cerco porta, ci abbiamo porta di tutti i tipi, ci prendiamo una porta e la mettiamo qui. Ok, quindi abbiamo la porta che si apre, abbiamo l'illuminazione, abbiamo il coso, voliamo un po', se ci riusciamo. Uff, ecco. Prendere un po' di confidenza, quindi questa può essere già una casetta con una finestrina lì, e poi possiamo metterci degli assi e completiamo la casetta. Ok, qui togliamo un po' questa cosa. E poi facciamo magari il tetto. Allora, per fare il tetto, come facciamo? Dunque, possiamo fare così e questo lo togliamo. Ok, facciamo praticamente una specie di effetto. Vedete che dobbiamo girare attorno alla nostra casa. Vedete che la modalità creativa è tranquilla alla fine, così come anche la pacifica che abbiamo visto prima. E qui, ecco, abbiamo fatto una specie di casupola. Ah, una cosa ancora, un trucco che si può fare quando siete qua. Tanto adesso come facciamo a tornare in casa?
Vedete che c'è l'alba, tra l'altro. Quindi, per tornare in casa, andiamo, tasto destro, apriamo la porta. Ecco il trucco, dicevo che si può mettere time. C'è un comando che cambia. Mettiamo, per vedere tutto, facciamo help. Help ci fa vedere la prima parte dei comandi, si può fare anche difficoltà, ma poi noi possiamo fare help 2 per andare alla seconda pagina. Help 3, terza pagina. Qui c'è il comando give che adesso vi dico se funziona, è interessante. Help 3, help 4, no, help 5, help 6, time, ecco la time. Time per impostare l'ora del giorno, perché adesso noi cosa abbiamo adesso? Che facciamo escape, prende partita. Se noi usciamo qua, vedete che adesso è praticamente giorno, ok? Però supponiamo che sia notte e voglia farla passare subito. Allora, che facciamo? Facciamo il comando barra, facciamo time, e lui mi dice che posso fare query, no? Quindi facciamo time. Facciamo time e mettiamo set. Possiamo dire giorno o notte, no? Quindi se noi volevamo giorno facciamo time set day, abbiamo giorno. Se vogliamo la notte facciamo night e vedete che siamo in piena notte. Quindi questo, vabbè, in realtà quello che... oppure possiamo far andare avanti più velocemente la notte, facciamo time add che ne so 10.000, vedete che siamo arrivati praticamente all'alba. Add incrementa di una certa quantità, diciamo di tipo secondi, ok? Quindi abbiamo visto già un po' di trucchi che sono notevoli. Quindi l'esercizio che vi chiedo per la prossima volta è o fate anche voi qualcosina di questo tipo, fate sicuramente rifugio, soprattutto fate l'esperienza, non abbiate paura dei mostri, nel senso che i mostri si possono combattere, ci sono i trucchi per combatterlo, come avete visto, abilitando i comandi speciali, e quindi il gioco poi alla fine diventa gioco anche in senso educativo, diventa molto molto interessante. Tra l'altro quello lì è un cattivone, ecco, quello lì è quello che è esploso, che mi ha fatto fuori, ok? Che tra l'altro esplode tipicamente quando... ci sono tanti di mostri lì. Quindi magari, ecco, voliamo giusto per evitare. Ecco, quei mostri lì, tra l'altro, possono avvicinarsi alle nostre costruzioni e distruggercele. E questo non è un gran bene, eh? Vede che mi guarda. Vediamo un po' se ve lo faccio esplodere, così ve lo faccio vedere in diretta. Ecco, così vedete che lo attacco dall'alto. E si è ferito. E scappa. Comunque, adesso non è il caso di farvi vedere tutte queste cose qua. L'importante è che sappiate è che avete visto praticamente un esempio, diciamo, di sopravvivenza, ma anche di minimo, minimo costruzione. Le prossime settimane, vedremo delle cose, ancora più avanzate. Vi ringrazio per la pazienza. Buona serata.